Abbiamo un governo che non dovrebbe essere lì. Non ci sono scuse per cui questo presidente ricopra il suo ruolo affiancato da questa amministrazione. Non ci sono ragioni per cui la gente che sostiene le sue idee sia al potere. È ridicolo. Se i network televisivi non avessero avuto tanta ansia di fare grandi ascolti, non avrebbero mandato in onda un pagliaccio dando legittimazione, voce e una piattaforma politica a un uomo senza meriti. E l'opinione su Trump di Michael Stipe e Mike Mills, rispettivamente voce e basso dei REM, protagonisti del rock americano alternativo, con anticonformismo e disincanto, la band ha rappresentato una voce critica dell'America. Siamo in una situazione che potrei dire comica se non fosse anche pericolosa. I REM ci parlano della riedizione di Automatic for the People del 1992, un album specchio di anni che assomigliano straordinariamente ai nostri. L'America aveva appena attraversato 10 anni difficilissimi con Ronald Reagan e George Bush Senior, un periodo nero. In Gran Bretagna c'era Margaret Thatcher. Ieri come oggi c'è una deriva verso una destra fascista, oscura e negativa. Il disco nasceva in questa atmosfera.